era molto diverso. Poi non ci fidavamo Non vi e fidavate. Perché spesso si dice, no, che molti partigiani sono poi stati arrestati perché qualcuno l'ha fatto la ah, sicurezza. ma di quello noi ci finito lì e siamo stati uno nascosto di qua, l'altro di là, la gente diceva abbastanza, sa, di guardi che è passato un camion, allora Ah, ecco, la gente segnalava, la gente avvertiva. segnalava, guardi che in fondo a quella strada lì c'è una macchina I di fascisti o... fascisti e così state attenti. Allora lì a nascondersi. I partigiani come vivevano? Ma poi hanno fatto un gruppo su e avranno rubato, avranno fatto un po' di tutto per Beh, vivere. certo, è una situazione di Chi emergenza. le finanziava Eh qualcosa? già. E Niente. poi portavate su qualcosa, lei andava a trovarle, sapeva dove erano. Si Ma su al avventurava. gruppo io non sono mai Il andata. gruppo dove stava? Ecco, Quello di suo fratello? un periodo. E poi ci sono poi divisi, basta. Comando severo non c'era. Certo, ecco. E uno doveva andare dai suoi, l'altro, sapete com'è? Io più relazione ho avuto con Aosta. Ah, ecco, con Ecco. Aosta, come mai con Aosta? Perché le direzioni Venivano da provenivano lei, di lì. infatti c'era un comitato di liberazione segreto, ecco. Come il notaio Sanù, Ah. penso che nessun altro di Arnala abbia conosciuto quanto l'ho conosciuto io. Ma davvero? Mogiocchi. Stavo appunto raccontando l'altro giorno, lei c'era No, io ero Aosta perché a sono andata il Arnala? 25 aprile di Aosta. Eravamo sciamù. Allora bisognava alle volte il treno pieno degli altri, boh. Sì. E doveva andare e lui mi raccomandava di non passare mai la stessa strada. Come andava da Aosta in treno? In treno, c'era A lui in piedi, cioè mezzo, non prendeva la macchine bicicletta, niente, solo il in pullman treno. niente, si andava in In treno. treno, a piedi poi, a piedi. Quindi andava da Sanù o da altri del comitato per prendere che cosa o Nella dire direzione che delle portava dire. i miei fratelli, poi io l'ho finita. Capito? La staffetta qual Questa è la era? staffetta, La staffetta viene chiamata, ma E ho staffette fanno un raccontato po' di tutte. appunto, ce n'era uno di Arnà che non c'è più. Era l'opposto dei nostri. Fascista, sì. Si capisce? E allora era già segnalato. Non era sposato, aveva la mamma, e la mamma era sempre, anche lei, a girare, ho visto questo, ho visto quello, ma diceva suo figlio, sa? E lui l'aveva mandata di voglio vedere. Ah, Non no. ho più saputo niente di. Boh, dai. Sono andata da Aosta e scendo alla stazione, siccome diviavo anch'io e sono andato su un bel po' dalla parte della ferrovia. Torno giù, gente, niente, la strada vuota, tutte le tende tirate o persiane chiuse, la gente non si vedeva niente, sa, la gente che era state dentro perché, boh. E vengo giù. E che ora sarà stata? Dunque, Che ora sarà stata del giorno? le 3 del Ah. pomeriggio. E scendo, tutto tranquillo, non si vedeva nessuno. Vedo uno vestito con la divisa da milite, quasi appoggiato in piedi lì a quella fontana. Mi è venuto a dire, ma sarà qualcosa? Non vedere nessuno, già che la gente non usciva più. Come
come arrivo giù in mezzo a quella strada, ma io scendevo sempre, né? Per venire a Piazza Chanù, sì. Quello lì si gira. Qua mi ha riconosciuto, già che io avevo 22 anni e lui ne ha avuto 30 o 32. È corso in qua a abbracciarmi, ma tanto abbracciata che io pensavo, io non avevo niente a che fare con lui, ma ci salutavamo così. E mi ha detto, come mai sei su qui ad Aosta? E io ho detto, c'ho uno zio malato. E infatti c'era un zio, ma era sano come me. Ma non era malato.